Allora, parliamo delle misure nazionali. Nel video precedente avevamo visto le misure più restrittive per le zone colpite più duramente dal coronavirus, da Milano a Rimini. Dateci un'occhiata se vi capita. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure. Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. È altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni attività convegnistica o congressuale. Cioè, apparentemente, non ci sono congressi, riunioni, meeting in cui è coinvolto personale sanitario. Quindi, se partecipa un dottore, il convegno non si fa. Se invece è un convegno di astronomia, apparentemente si può tenere nel resto d'Italia, non nelle zone rosse. Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato. Questa, la ripeto, è una mazzata nei confronti dei cinema, dei teatri. È un colpo durissimo. Per un mese non si lavora. Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Cioè, fammi capire, non posso tenere aperto. Se invece apro, mi sospendi l'attività? Vabbè, evitiamo facili ironie. Anche qui è un danno enorme, cioè tutte le discoteche, i locali, le sale da ballo, le scuole di ballo sono bloccati per un mese. Si tratta di professionisti che vivono come tutti noi, hanno delle spese, mutui da pagare per le attività, per le strutture. Sono davvero preoccupato per l'economia. Tra l'altro, questo genere di eventi sul PIL pesa in maniera non indifferente. A spanne una miliardata questo tipo di attività gli vale anche molto di più in un mese. Sono sospese, vediamo un po', è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, del codice dei beni culturali del paesaggio, quindi musei, riserve natura, tutto chiuso. Svolgimento dell'attività di illustrazione bar con obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza, con sospensione dell'attività in caso di violazione. Quindi, nelle zone cosiddette rosse, termine usato impropriamente perché in questo decreto non se ne parla, non si parla di zone rosse, si identificano le zone e basta. Nelle zone rosse, i bar e i ristoranti devono chiudere alle ore 18. Nel resto d'Italia possono restare aperti, ma deve essere presa la distanza minima di 1 metro tra una persona e l'altra. È fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, cioè i bar e i ristoranti, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza minima di sicurezza di 1 metro. Quindi in pratica nel resto d'Italia ti consigliano caldamente di fare così, non te lo impongono. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato. Resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse oppure all'aperto senza pubblico. In tutti i casi, le associazioni e società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici e i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Attenzione perché parliamo di atleti agonisti, non dilettanti. Quindi, se fai parte di una squadra che deve fare un torneo, puoi allenarti.
Se invece vai ad allenarti per interesse tuo personale, ma non concorri ad alcuna gara, non lo puoi fare. Poi resterebbe da capire perché mai qualcuno dovrebbe prendersi il mal di pancia di andare a controllare la tua palestra e stabilire se sei un atleta che deve partecipare a un torneo oppure no. Ma vabbè, non voglio fare polemica. Poi sono sospesi fino al 15 marzo i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza di attività scolastiche di formazione superiore, eccetera, eccetera. Gli unici corsi che si tengono sono quelli post-universitari per medici in ambito sanitario. Per cui, fra l'altro, nonché le attività delle scuole per i ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza minima. Quindi, in pratica, i servizi essenziali si possono tenere, tutti gli altri no. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate, le uscite didattiche. Quindi, non si va all'estero. Tanto non ci vogliono praticamente più, non si ci si sposta neanche fra una città all'altra. Mi lascia un po' perplesso perché se il resto d'Italia è pulito, non dovrebbe cambiarti granché fra stare nella tua cittadina o in un'altra. Certo è che se non puoi andare a visitare i musei e la scuola è chiusa fino al 15 marzo, cosa te ne fai? Ha da notare che nel resto d'Italia apparentemente le scuole riapriranno il 16 marzo. Nelle zone cosiddette rosse dovrebbero invece restare chiuse fino al 6 aprile, a memoria. Fermo restando quanto previsto alla lettera H, la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, ai sensi del decreto per il Ministero, di durata superiore a 5 giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Probabilmente ci si aspetta una marea di segnalazioni e quindi si alleggerisce la posizione, oppure al contrario si chiede il certificato medico come ulteriore garanzia che sei guarito. Tra parentesi, mi stavo chiedendo se i certificati medici sono gratuiti o si debbano pagare. I dirigenti scolastici attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche modalità didattica a distanza. Ecco, quello che non capisco è che se tu mi dici che questa misura vale fino al 15 marzo, cioè in una settimana devi organizzare la didattica a distanza per centinaia di studenti per ogni singolo istituto. Francamente mi lascia un po' perplesso, è una cosa buona e giusta, ma da utilizzare per il futuro, non subito. C'è anche la possibilità che tu mi stia applicando, la regola, mi stia trattando un po' come la rana messa a bollire. Inizia a dirmi che dureranno fino al 15 marzo, inizia a farmi predisporre le tecnologie che servono per limitare il danno e il 15 marzo mi dirai, ehi, sai che c'è? Continuiamo fino ad aprile. Ad aprile mi dirai, ehi, c'è ancora rischio, andiamo avanti fino a maggio. Pensiamoci. Poi, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Voi sapevate che esisteva la coreutica? Io no, sono ignorante in tema musicale. Per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza. È anche un po' ridondante perché è chiaro che la modalità a distanza è consentita, ma che bisogno c'è di metterla in un decreto per il Presidente del Ministro, cioè in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri? Boh, me lo chiedo. Poi, a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione a attività didattico-curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza. Ripete esattamente quello di prima. E si dà a disposizione affinché le università effettuino il recupero delle attività formative
università e anche altri istituti del percorso didattico. Le essenze maturate dagli studenti cui è la presente lettera non sono computate ai fini dell'ammissione agli esami finali. Un minimo di buon senso c'è, cioè nonché ai sensi delle relative valutazioni. Sì, vuol dire che vieni promosso o bocciato sulla base di quello che è successo nei mesi precedenti allo stop, sostanzialmente. Quindi chi è andato male nei primi mesi potrebbe essere fregato, chi è andato bene camperà di rendita. Sarebbe interessante capire più che altro come fare a recuperare i giorni persi, soprattutto se si trattasse di mesi invece che di giorni. Poi è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenza e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L'accesso a parenti, visitatori e strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati alla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Cioè, in pratica, mentre prima esistevano delle direttive emesse dalle AST e dalle regioni, adesso invece c'è un'indicazione generale che dà mandato alle singole direzioni di regolarsi come meglio credono. Da una parte è un bene, dall'altra è un male, perché la casa di riposo A può adottare misure completamente diverse rispetto alla casa di riposo B. Vi anticipo, lo so perché comunque ho la fortuna e l'onore di essere vicepresidente di un RSA, cioè di una casa di riposo, del fatto che poi queste norme vanno integrate con tutte le altre già emesse e di cui viene fatta salva l'applicazione se più restrittive. Cioè in pratica è possibile che in Lombardia si applicano delle misure più restrittive rispetto a quelle che valgono nel Lazio. Un pochino perché il presidente della Lombardia va in giro con la mascherina, mentre quello del Lazio viene in Lombardia a farsi gli aperitivi. E un pochino perché siamo comunque zona rossa e dobbiamo adottare delle cautele maggiori metodicamente, mentre invece nel Lazio sono ancora nella fase in cui ognuno può usare un po' di creatività all'italiana rispetto al vicino. Poi, qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione dei periodi di congedo ordinario ferie. Anche qui, lo Stato non ti risarcisce, fai leva sui dipendenti perché vadano in ferie, belle ferie, chiusi a casa, davanti a Netflix se ce l'hai, con lo smartphone ad ammazzarti di social e complimenti. Cioè, praticamente benvenuto nel mio pianeta, visto che l'attività dei tribunali è grandemente limitata e anche a riunioni di condominio non si può fare granché. Oltretutto, mi stanno chiudendo e impedendo anche le riunioni dei consigli di amministrazione dell'RSA, quindi proprio mi vogliono qua davanti a YouTube per tutta la giornata. Un disastro, guardate. Poi, vediamo che altro c'è. Le articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale assicurano al Ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento e la diffusione del Covid-19, mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per i minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizioni di isolamento, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. Ma come fai? Come cavolo fai? Ma vi pare che le nostre carceri abbiano delle strutture idonee per la quarantena? Cioè sono già al limite massimo della capienza, dove recuperi le strutture per la quarantena? Cioè fai le tende fuori, metti questi detenuti nelle tende nel cortile del carcere? Mi sta venendo il dubbio che faranno davvero così. L'hanno fatto peraltro anche in Cina. E poi non spetta ai penitenziari stabilire che ci sono le misure di detenzione a casa. Quello spetta al giudice, ma il giudice
valuta questo sulla base di alcune esigenze che non sono quelle del coronavirus. Sono misure che riguardano pericolo di fuga, reiterazione del reato, inquinamento delle prove. Cioè, se tu hai il rischio che una persona fugga o ti inquini delle prove o reiteri il reato perché andrà a fare un'altra rapina domani, cosa fai? Gli dici stia a casa perché potrebbe contrarre il coronavirus e non ho spazio in carcere? Cioè, è chiaro che non esiste una soluzione semplice, però prima di fare una misura di questo tipo bisognerebbe pensarci. Ecco, qua mi sembra molto pentastellata la soluzione, cioè campata per aria. Vediamo un po'. I colloqui visivi si svolgono con modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista a disposizioni vigenti. Anche qui, colloqui visivi. Vuol dire che, cioè, come faccio a fare un colloquio visivo con un detenuto? Cioè, secondo voi, le carceri sono attrezzate per le videoconferenze? Secondo me no. E tutti gli avvocati che devono parlare con gli assistiti, eliminiamo i parenti dall'equazione, come fanno? Cioè, bisogna comprare i macchinari, poi devi fare anche i contratti con i fornitori di servizi telematici, cioè di banda, Vodafone, TIM e compagnia cantante. Perché se mi ricarichi 20 conferenze alla volta, perché vanno fatte in orario d'ufficio, non ti basta la linea che il carcere ha al momento. Un mezzo disastro. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca una distanza pari a 2 metri. Ecco, il caso eccezionale qual è? Cioè io ho un'udienza con un detenuto. Cosa faccio? Sono eccezionale o sono normale? Boh. Si raccomanda di limitare i permessi alla libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro nelle carceri, valutando la possibilità di misure alternative. Ma le misure alternative si basano su leggi precise, non le disponi ad minchiam perché ti svegli la mattina. Sì, ho detto ad minchiam e lo ribadisco. Veniamo ai luoghi di culto. L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche dei luoghi. Questo sembra identico a quello che è stato stabilito, nelle zone rosse. Niente cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Ragazzi, per un mese non ci si sposa. Non oso pensare a chi ha prenotato il matrimonio, ha pagato tutte le spese. In quali guai possa finire. Anche perché vengono colpiti tutti gli operatori economici che le cerimonie le organizzano. Infine, divieto assoluto di mobilità della propria abitazione di dimora per i soggetti sottoposti a misure della quarantena o risultati positivi al virus. Quindi, qualora il virus dovesse affacciarsi nelle altre città che non rientrano nelle 15 indicate sopra, resti comunque a casa e non ti sposti di lì se sei positivo al virus. Queste sono le misure per tutto il territorio nazionale. Restano ancora un paio di articoli da analizzare, cioè le misure di informazione e prevenzione, e poi il monitoraggio delle misure. Le vediamo nel terzo video, vediamo di fare questa maratona, un full immersion, sperando che non abbassi le mie difese immunitarie. Ci vediamo nel prossimo video.